Sono indubbiamente necessarie risorse urgenti e importanti, maggiori rispetto a quello che è stato fatto finora da Regione Lombardia per la ristrutturazione di edifici scolastici pubblici. Quindi con questo emendamento, ne ho due con la stessa finalità, con questo emendamento si propone sostanzialmente di togliere l'importo di 2 milioni stanziato quale contributo in conto impianti, in conto capitale per Expo 2015 SPA, visto che ha già ricevuto finora importanti finanziamenti pubblici, e appunto per destinarle ad un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Con l'emendamento 65, da oltre 15 anni le attività della regione ecclesiastica sono finanziate dalla legge regionale 22-2001 con 700.000 euro annui. Inoltre non ci risulta che la Regione Lombardia abbia sottoscritto ulteriori protocolli d'intesa analoghi a quelli intercorsi con le diocesi, venendo meno alle direttive della stessa legge e configurando un'ulteriore criticità. Segnaliamo anche che le diocesi lombarde si avvantaggiano di altre forme di finanziamento e cofinanziamento regionale, come il Fondo nazionale per le politiche giovanili, di cui la legge 248-2006, che rispondono alle attuali normative in un quadro di parità di opportunità per tutti i soggetti. Quindi questo emendamento propone per il triennio 2017-2019 di sospendere il finanziamento assegnato alla legge regionale 22-2001, pari appunto a 700.000 euro annui, in favore di un fondo destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici. Ci sembrano soldi, insomma, meglio spesi per i nostri giovani invece di dargli agli oratori. Con l'emendamento invece 64 si propone di destinare una quota pari al 10% del budget complessivo previsto a disposizione della nuova Agenzia Regionale Anticorruzione ARAC per la creazione di un fondo finalizzato alla tutela legale dei dipendenti che denunciano illeciti interni, i cosiddetti whistleblower. Beh, la normativa, già quella nazionale, poi come è stata tradotta, ho fatto una mozione in questo senso, come è stata tradotta anche in Regione Lombardia, di fatto, basta che parlate con un dipendente pubblico, non tutela di fatto i dipendenti pubblici nel denunciare illeciti all'interno delle amministrazioni pubbliche. Questo l'abbiamo già detto chiaramente anche in Parlamento, abbiamo già presentato una legge nazionale molto più incisiva per la lotta alla corruzione e molto più tutelante sui whistleblower. Beh, per quanto riguarda la Regione Lombardia, questo 1 milione di euro stanziato per ARAC, abbiamo più volte detto con la legge di marzo 2016 che trattava anche il tema ARAC, che si tratta di un ente sostanzialmente inutile e quindi almeno il 10% di questo budget, cioè 100.000 euro, dovrebbe essere destinato alla tutela legale dei whistleblower.